Benvenuti, benvenuti ad una nuova puntata del nostro magazine di informazione religiosa La Chiesa nella città, che questa settimana non potrebbe essere altrimenti. Vogliamo iniziare con una celebrazione eucaristica tradizionale, annuale, inserita oltretutto in una mattinata molto intensa di cui scopriremo insieme alcuni momenti. E quindi seminario di Venegono Inferiore per la festa della Madonna dei Fiori. Vivere la spiritualità della vigilia attendendo la venuta del Signore e per questo non accontentarsi o adagiarsi nella comodità, ma lavorare con speranza e fiducia. Le parole che l'arcivescovo rivolge ai quasi 400 sacerdoti riuniti nella basilica interna al seminario di Venegono per la celebrazione eucaristica della tradizionale festa della Madonna dei Fiori sono anzitutto per loro, per i presbiteri, ma indicano una strada percorribile da tutti. Quella via indicata da uomini di Dio come Don Carlo Gnocchi, al quale a 10 anni dalla beatificazione viene dedicata per l'occasione una mostra. Nell'omelia della messa, concelebrata da 9 vescovi e da tutti i preti presenti, l'arcivescovo sottolinea: chi vive la spiritualità della vigilia considera il presente come provvisorio. Non vi si accomoda come chi vorrebbe restare giovane, restare nel nido rassicurante, restare nell'ambiente in cui si sente garantito, restare nel ruolo che risulta prestigioso, restare nella compagnia che sente gratificante. È orientato a ben altro. Aspetta e prepara il regno di Dio. Chiaro il richiamo. Nell'attesa che torni il Signore, chi vive la spiritualità della vigilia è come quei servi operosi, ma che vivono l'operosità dei preparativi. La famosa e apprezzata efficienza e capacità organizzativa del clero ambrosiano è l'operosità dei preparativi, quella dei servi affidabili che il Signore ha messo a capo della sua casa. I servi affidabili non si lasciano sorprendere nel sonno, perché non si lasciano sedurre dalla tentazione di una vita comoda, di una vita che si accontenta, di una prestazione professionale che si limita al minimo richiesto e poi si dedica a un suo mondo privato, sottratto al giudizio del Signore. Servi che non guardano al lavoro fatto, anche se è molto. Non sono mossi dall'ambizione o dalla presunzione, non cercano prestigio o potere, non dipendono dagli applausi o dalle aspettative della gente. Ascoltano tutti, si prendono cura come possono delle esigenze di molti, ma la parola che li guida è quella del loro Signore e il desiderio che li motiva è quello di preparare al Signore un popolo ben disposto. Anche se talvolta proprio questo popolo appare disinteressato e poco incline all'apprezzamento. Il pastore si fa voce anche del popolo impigrito e distratto, alza le braccia per intercedere per tutti. Questa spiritualità della vigilia, un po' spontaneamente, si applica più facilmente al tempo del seminario, al tempo della formazione, ma in realtà la spiritualità della vigilia è necessaria all'inizio, alla fine e durante il ministero. Poi, al termine della messa, nella quale l'arcivescovo esprime ancora gratitudine e ammirazione per questa giornata che ci fa sentire un presbiterio raccolto in fraternità, la festa è tutta per chi ricorda il 25esimo, il 50esimo, 60esimo, 70esimo, 75esimo di ordinazione presbiterale. Di questa classe, 1944, sono ben due sacerdoti, ormai quasi centenari, Monsignor Giorgio Colombo e Don Giampiero Gabardi.
ma soprattutto la gioia condivisa. È per i 15 giovani che diventeranno preti il prossimo 8 giugno. Il motto dei candidati 2019, siate lieti nella speranza, si fa immagine viva nella loro presentazione ufficiale, applauditissima dall'arcivescovo e da tutti coloro che affollano il quadriportico. Come sempre una bella festa che però precedentemente alla messa ha visto una testimonianza importante, quella di Don Maurizio Patriciello, che è parroco a Caivano, quindi nella terra dei fuochi, terra di Camorra, terra del clan dei Casalesi. Ha detto cose importanti, molto significative, e allora noi abbiamo voluto fare una domanda a lui, ma anche offrirvi due piccolissime suggestioni di quanto ha detto. Cosa significa essere preti nella terra dei fuochi, nella terra dove fu ucciso Don Peppino Diana? È la prima domanda che nasce spontanea quando si considera l'esperienza di Don Maurizio Patriciello, parroco a Caivano, in provincia di Napoli, diocesi di Aversa, che porta la sua testimonianza, invitato per la festa dei fiori. Voi capite subito che se non ci fosse l'aggancio con la politica corrotta, collusa, noi già avremmo sconfitto questa maledizione, non da oggi, ma da anni. Ancora gli viene chiesto cosa significa essere prete nella chiesa di Papa Francesco. Sentire dire che il Papa sta svendendo il patrimonio di famiglia. Ma dica, ma voi che cavolo state dicendo? Guardate che il Papa non lo sta svendendo il patrimonio di famiglia. Sta tirando a luce della genteria. Forse avevamo un po' di... Oh no! Attenzione, non sta svendendo il patrimonio di famiglia. State sereni, non siamo... D'altronde quel patrimonio non è nostro. Non l'abbiamo mica comprato noi. Non l'abbiamo mica comprato noi questo patrimonio, no. Ci è stato lasciato in dono. Calma, ma di che cosa abbiamo paura? E vedere che il Papa si comporta come un vecchio parroco in parrocchia. Ma non è forse sua la parrocchia di questo mondo, scusatemi. La conclusione di Don Patriciello è di quelle che non si dimenticano. Non dico una vita di gioia, anche di croce, però di una croce luminosa, c'è sta poco da fare. Insomma, noi cronologicamente la Pasqua viene dopo il Venerdì Santo, cronologicamente. Peghi dirà che questo per noi, il fatto di sapere che viene la Pasqua, è la nostra rovina perché non ci fa vivere veramente il dramma del Venerdì Santo. A me piace però vedere veramente già la croce del Venerdì Santo, è una croce luminosa, perché sennò veramente ci schiaccia. Lei ha detto passo dall'altare all'immondezza, nella terra dei fuochi. Com'è fare il parroco lì? Significa proprio quello che ho detto, perché essere prete significa essere al servizio di Dio e degli uomini. E se i miei fratelli, io sono chiamato ad amare i miei fratelli e le mie sorelle, se hanno bisogno del pane io devo dare il pane, se hanno bisogno dell'acqua devo dare loro da bere, e se a loro viene rubato anche il respiro da questi roghi, e io devo fare qualche cosa per loro. Non posso dire io sono un prete e spetta ad altri, certo spetta ad altri, ci mancherebbe altro, però se gli altri in questo momento qua sono in tutt'altre faccende affaccendate, bisogna pure che qualcuno li spinga un po' dietro. E quindi per me non è un problema passare dall'altare all'immondizia, scrivere di immondizie e fare proteste perché qualcosa cambi, e andare in giro da Bruxelles al Senato, alla Camera, alla Regione, a stimolare coloro che debbono fare qualche cosa. Penso che questo sia il dovere di ogni prete, sì. Fa veramente paura la malavita organizzata nelle sue terre? Sì, il clan dei Casalesi è uno dei clan più sanguinari al mondo. Sì, e Don Peppino Diana, il mio confratello, è stato ucciso proprio dalla camorra dei Casalesi, e ci ha fatto sentire questo alito puzzolente addosso da anni. Noi siamo nati, io sono nato con questo problema, non si muoveva foglia che la camorra non volesse, insomma qualcosa sta cambiando lentamente, speriamo che si vada sempre più avanti. E in effetti poi Don Patriciello, proprio indicando la marcia che ha voluto sottolineare l'obbrobrio di quel ferimento della bambina che è rimasta in mezzo in una sparatoria tra malavitosi, ha detto: c'era il figlio di un boss, questo è un segno per le nostre terre incredibile, inaudito, qualche cosa sta cambiando, e naturalmente noi lo speriamo. Martedì 14 maggio alle ore 18 presso la LIUC, l'Università Carlo Cattaneo, in corso Matteotti 22 a Castellanza, l'arcivescovo incontrerà docenti, studenti, imprenditori e approfondirà il tema economia, lavoro, giustizia sociale.
su www.chiesadimilano.it potete trovare già dai prossimi giorni un'intervista particolarmente articolata proprio col rettore della LIUC, Federico Visconti, che tratta di questi temi. E adesso parliamo di un'iniziativa magnifica, Oralympics, cioè l'Olimpiade degli Oratori. A presentarla in Piazza del Duomo c'erano campioni, insomma li riconoscerete, Oralympics. Torna per il terzo anno consecutivo, sempre con successo crescente. E allora un grande successo è anche la presentazione in Piazza del Duomo dell'iniziativa. Euroolympics, l'Olimpiade degli Oratori, che si terrà dal 28 al 30 giugno nell'ex area Expo, ora denominata Mind. E così in Piazza del Duomo, alla grande presentazione, non può mancare l'arcivescovo e campioni dello sport di moltissime discipline, esattamente come altrettante verranno messe in campo, proprio il caso di dirlo, per Euroolympics. Lungo il decumano saranno difatti allestiti circa 50 campi da gioco, quasi 1,5 chilometri di strutture sportive complessive. Non state isolati, non chiudetevi in casa, giocate, fate in modo da confrontarvi sul campo di calcio, di basket, di pallavolo, in tutti gli sport, giocate, giocate. Ecco, per crescere insieme i ragazzi hanno bisogno dello sport, hanno bisogno di tante cose, ma certamente il gioco e lo sport organizzato sono degli strumenti veramente preziosi. L'Olimpiade degli Oratori è promossa, come sempre, dalla Fondazione degli Oratori Milanesi, dal CSI Milano, in collaborazione col CONI Lombardia, con la Regione Lombardia e il Comune di Milano e Aera Expo. Tra testimonianze, calci al pallone e allegria diffusa, parlano così e portano le loro testimonianze Paolo Maldini, Mauro Berruto, Adriano Galliani, Zorzi, Giusy Versace, Nadia ed Elena Franchini e Beppe Varesi. Durante la presentazione guidata da Massimo Achini, presidente del CSI Milano. Il senso dello sport è questo. Io tra l'altro sono molto legato agli oratori perché ho iniziato lì, diciamo, la mia vera carriera, perché quando ho iniziato a giocare io nel Milan non si poteva essere iscritti prima dei 10 anni, quindi dai 6 ai 10 anni ho sviluppato le mie caratteristiche proprio all'interno dell'oratorio. Quindi testimonial di eccezione, ma anche con il cuore. Assolutamente sì, la vita, diciamo, sociale, avendo una famiglia molto numerosa, comprendeva naturalmente la scuola, la famiglia e l'oratorio stesso. Anche l'arcivescovo, che di Oralympics è il capitano e ne veste la fascia, non disdegna qualche calcio appunto al pallone. Insomma, un'occasione, come viene sottolineato da Don Stefano Guidi, direttore della Fondazione Diocesana per gli Oratori Milanesi e responsabile del Servizio per l'Oratorio e lo Sport dell'Arcidiocesi di Milano, di amicizia civica, aperta a tutti. È una manifestazione molto ricca che esprime tutta la vitalità dei nostri oratori, la loro grande partecipazione, il loro entusiasmo in questo tempo estivo che è pieno di tante iniziative, ed è una manifestazione che ci permette davvero di fare amicizia civica, cioè ci permette di unire tante persone sensibili ai valori dell'educazione, ai valori dello sport positivo, dello sport che aiuta a crescere. Quindi Oralympics veramente si conferma essere un grande contenuto positivo di valori e di amicizia davvero educativa, di alleanza educativa per il bene dei ragazzi. Avete già delle iscrizioni? Ci si sta già muovendo in questo senso? Beh, devo dire che la proposta è entrata davvero nel vissuto, nella consapevolezza dei nostri oratori. Abbiamo già superato il numero delle iscrizioni dello scorso anno, abbiamo già più di 3.000 ragazzi presenti, Expo ci ospita dandoci tutti gli spazi disponibili, allargando sempre di più, potremmo dire, la disponibilità di spazio, e noi riempiremo quella che ormai si chiama l'area Mind con tutti i ragazzi degli oratori. Dico tutti perché la giornata di sabato è una giornata aperta non soltanto ai gruppi che partecipano alle attività sportive, ma addirittura proprio a tutti gli oratori della diocesi. Sono invitati a venire, ci sono delle attrazioni, ci sono degli eventi anche extra sportivi. E allora appuntamento a Oralympics, che vi racconteremo
Così come faremo con questo appuntamento. Venerdì 17 maggio, ore 18:30, Piazza del Duomo a Milano, la grande presentazione dell'oratorio estivo 2019 e il mandato agli animatori dell'oratorio stesso. Fra l'altro, prima di questo momento con l'arcivescovo, ci saranno dei laboratori interattivi e delle possibilità grandi, come sempre, di aggregazione. Di solito Piazza del Duomo è gremita. Titolo dell'oratorio estivo ambrosiano di quest'anno, Bella Storia, e sarà sicuramente una bella storia, su questo non abbiamo alcun tipo di dubbio. Adesso ci lasciamo per pochissimo, ma torniamo insieme veramente tra poco tempo, e quindi, come dico sempre, restate con noi. Nei nostri studi, da cui usciamo subito per andare al refettorio ambrosiano. Una riflessione importante anche sull'alimentazione, ovviamente centrata su questo tema, all'interno della Food Week che si è appunto tenuta a Milano, ma soprattutto un riflettere insieme sul tema sempre terribile della fame e dello sperpero. E negli spazi belli in tutti i sensi, concreti e ideali del refettorio ambrosiano, nutriti di solidarietà e di arte, che si svolge l'inaugurazione della terza edizione di Milano Food City. Si parla ovviamente di cibo, ma non solo, come è evidente nella scelta di esporre al pubblico, appunto presso il refettorio, di un'opera bellissima e significativa, Mani per il pane, dell'artista bosniaco Safet Zec, fuggito durante la guerra nei Balcani degli anni 90. Un'opera bellissima, mani che si protraggono verso il pane, ma segnate anche dal sangue. Da che esperienza nasce? Questa è purtroppo una terribile esperienza che si succedeva, diciamo, spesso, perché distribuzione del pane in una città assediata, chiusa, mancava pane, e tanto in tanto veniva camion e con affollati la gente voleva pezzo di pane, e purtroppo sparavano, sempre sapevano dove ci per acqua, per cibo, per piazze, mercato, e questo è una è successo molte volte che hanno sparato sul gruppo di, ecco, questo è una cosa terribile, ma per me ecco un impegno più per esprimere questa grande importanza di pezzo di pane in condizioni che sono erano in quella epoca a Sarajevo. Non si nutre la persona solo con il cibo, ma anche con la bellezza. Per questo è nato il refettorio. Abbiamo raccolto l'appello di Papa Francesco, evidenzia presentando l'evento cui partecipano l'arcivescovo e il sindaco di Milano Giuseppe Sala, Luciano Gualzetti, direttore di Caritas Ambrosiana. Di fronte a 800 milioni di persone che nel mondo sono alla fame, la lotta allo spreco, insomma, e la sensibilizzazione sono diventate priorità. La domanda che ne nasce è quella che il vescovo Mario suggerisce. Quale tipo di mondo vogliamo costruire? Quale storia scrivere? Come interpretare il creato in cui siamo immersi? Lo spreco è come una ferita nella destinazione universale del creato, così come l'accumulo è un furto quando sottrae ad altri quello di cui hanno bisogno, così come il ricatto è un'offesa per il contesto della destinazione universale dei beni. Quindi quel modo che abbiamo che si ha talvolta di dire ti do da mangiare se però la pensi come me, ti do da mangiare se però ti iscrivi alla mia stessa, al mio stesso partito, ti do il lavoro se però ti pieghi alle leggi che io ho deciso. Ecco, questa forma di prevaricazione noi non possiamo ammetterla. Da qui la consegna. Lasciatevi trafiggere il cuore per imparare a seminare pace, a distribuire una speranza all'umanità. Anche il sindaco Sala non ha dubbi. Il refettorio ambrosiano, nato con Expo, è un luogo straordinario. In questo senso
la differenza un po', io lo dico spesso, ma permettetemi di ripeterlo, insomma, la differenza tra Milano e la maggior parte purtroppo delle altre città è che Milano si prende le sue responsabilità a pieno, ma non come istituzione comunale, come amministrazione, no, se la prende perché sono in tanti che hanno questa volontà di prendersi la responsabilità. Poi i dati presentati per l'occasione da Caritas relativi alla povertà alimentare. 18.000 le famiglie che in diocesi nel 2018 hanno chiesto aiuti alimentari ai centri d'ascolto appunto di Caritas Ambrosiana. Sono per lo più donne che non riescono a provvedere ai bisogni più elementari dei figli. Veri e propri drammi talvolta, ai quali la Caritas in tutta la diocesi cerca di dare risposte con un sistema di sostegno alimentare che si basa su donazioni di 15 realtà della grande distribuzione e dell'industria alimentare. Le eccedenze donate sono raccolte e reimmesse nel circuito della solidarietà attraverso vari canali. Il refettorio ambrosiano, 6 empori della solidarietà, 300 magazzini parrocchiali. E l'arcivescovo ha usato proprio a proposito dello spreco, lo avete sentito, parole forti, e allora noi abbiamo voluto chiedergli una riflessione in più. Eccellenza, lei ha detto lo sperpero è una forma di stupidità, di superficialità e di disinteresse verso il prossimo sostanzialmente. Io penso che la organizzazione della città non è un algoritmo, ecco, è una scelta di libertà e credo che la libertà è lo spazio per la cultura, no? Quindi il contrasto alle sperequazioni, da un lato allo sperpero, dall'altro al bisogno, no? Questa difficoltà a congiungersi tra l'eccesso di, per esempio, di cibo disponibile e l'assenza di cibo necessario, questo fatto che le due quantità non si incontrino è un tema culturale, cioè un modo di pensare che deve essere elaborato e secondo me ci sono delle ottimi percorsi, no? Il refettorio ambrosiano e anche tante altre cose, le mense che ci sono in città, il rapporto che c'è tra la grande distribuzione e le forme di solidarietà sono segnali, penso, molto incoraggianti, ecco. Quindi io penso che questo che ci curiamo, cioè il modo di aiutare non può essere l'elemosina che dice quello che mi cresce lo do agli altri, ma deve essere un dare che aiuta il destinatario a diventare donatore a sua volta, ecco, come appunto uno di queste testimonianze ha detto, no? Che io ricevendo più di quello che ho bisogno mi preoccupo di quelli che hanno meno, quindi questo è per dire che c'è una cultura da costruire. Abbiamo sentito cultura. Ebbene, lunedì 13 maggio, ore 21, un appuntamento appunto di alto profilo culturale presso l'Auditorium Centro Scolastico Parco Nord in via Gorchi 100 a Cinisello Balsamo. Un incontro per la zona pastorale settima dei momenti che sono stati dedicati in queste settimane nelle singole zone pastorali all'Europa. Questo appuntamento in specifico, sempre con il titolo Quale futuro per l'Europa, vedrà la presenza e l'intervento del Cardinale Angelo Bagnasco, che è Arcivescovo di Genova, ma è anche Presidente del Consiglio delle Conferenze Episcopali Europee. Poi vi sarà Marco Tarquinio, che è direttore del quotidiano Avvenire, modera Enrico Castelli del TG1 Rai. Insomma, tutto da seguire. www.chiesadimilano.it/centri culturali se volete saperne di più. E ancora un evento che ci è particolarmente caro segnalare, perché si parla di una figura molto amata, quella di Monsignor Luciano Migliavacca, che è stato il direttore della Cappella Musicale del Duomo, compositore, il suo nome,
tra l'altro è iscritto nel famedio dei cittadini che hanno onorato Milano. E allora sabato 18 maggio a partire dalle 9.30 presso l'auditorium Beato Giacomo Alberione in via Giotto 36 a Milano, il convegno Don Luciano Migliavacca, musicista, sacerdote, educatore, in occasione del centenario della nascita. Vi segnalo solo due dei molti interventi, quello di Don Claudio Burgio, che è attuale direttore della Cappella Musicale del Duomo e che è stato allievo da ragazzo proprio di Don Luciano Migliavacca, e poi di Monsignor Claudio Magnoli, che è il presidente del Pontificio Istituto Ambrosiano di Musica Sacra. Alle 16.30 un concerto nella stessa giornata del 18 maggio presso la chiesa vicinissima all'auditorio di San Pietro in Sala in Piazza Wagner con il coro polifonico Jubilate Deo. E anche questo lo seguiremo e cercheremo di darvene conto. Adesso è tutto per questa seconda parte, ma torniamo tra pochi istanti. Trovati nei nostri studi. Adesso parliamo di lavoro, parliamo della veglia per il lavoro che è stata presieduta nella zona pastorale terza, Lecco, proprio dall'arcivescovo. Uomini e donne che non si lasciano imprigionare dall'ingiustizia, che sanno fronteggiare la controparte ma non odiano mai. Sono i cristiani che sanno vivere la vita come vocazione, mettere a frutto i propri talenti nel lavoro, impegnandosi, rischiando in prima persona, alzando la testa se necessario, ma soprattutto pregando. È limpido ed espresso senza mezzi termini il mandato che l'arcivescovo consegna presiedendo la veglia di preghiera per il lavoro, una delle sette veglie proposte nelle altrettante zone della diocesi, con l'unico titolo Le sfide del lavoro oggi e con una formula che intende volutamente indicare il forte radicamento nel territorio. Tra le eleganti e moderne linee della chiesa San Pietro Apostolo a Sartirana di Merate, progettata da Mario Botta, arrivano in tanti. Il lavoro non è solo una questione di portare a casa lo stipendio, ma diventa una questione di identità, una questione di essere o non essere una persona riconosciuta dagli altri. Questa non è una manifestazione contro qualcuno, non è un convegno di esperti, non è una protesta. In altri momenti, con altri metodi, le nostre domande devono cercare le risposte. Questa sera però le nostre domande si rivolgono a Dio, perché Lui ci faccia sentire la sua presenza provvidente, incoraggiante, esigente, la sua benedizione come sguardo fiducioso al futuro e alle nostre capacità. Proprio perché chi prega vive la vita come vocazione, cercando di mettere a frutto i talenti ricevuti. Uomini e donne che pregano si rendono conto che la responsabilità per i talenti ricevuti e per il bene comune può chiedere dei sacrifici, può rendere impopolari, può suggerire che di fronte all'ingiustizia, di fronte a condizioni di lavoro ingiuste e umilianti, è necessario alzare la testa. Da qui la convinzione espressa dall'arcivescovo. Uomini e donne che pregano entrano nella lotta, nel gioco delle parti, di chi deve stare dalla parte dell'imprenditoria e da chi deve stare dalla parte del lavoratore. È una logica realistica, ma uomini e donne che pregano non odiano mai, non seminano odio, non immaginano il ricorso alla violenza come una soluzione.
Infine il pensiero va a Don Raffaello Ciccone, anima tra noi per molti anni nel servizio di pastorale del lavoro, entrato nella gloria di Dio proprio il 30 aprile 2015. È proprio stato bello ricordare Don Raffaello, che anch'io ho potuto conoscere, con questa sua grande umanità e soprattutto questo amore per il tema del lavoro e di chi nel lavoro spende la sua vita intera. Ebbene, dal 9 maggio al 6 ottobre, quindi per chi ci ascolta in diretta di giovedì, proprio oggi entra a pieno regime questa rassegna, al Museo Diocesano Carlo Maria Martini, Piazza Sant'Eustorgio 3 a Milano, Magnum's First, la prima mostra di Magnum. Cosa significa questo titolo? Va spiegato un po'. Fra il 1955 e il 1956 fu esposta una serie, una rassegna di fotografie proprio del gruppo Magnum, che poi sarebbe diventato un gruppo famosissimo, di estremo prestigio, Gesicht der Zeit, cioè il volto del tempo. Fu allocata in musei di 5 città austriache, poi se ne perse totalmente la memoria, è stata ritrovata in maniera fortunosa nel 2006 e da allora restaurata, molte volte è stata riproposta in diverse città del mondo, e questa volta è Milano col Museo Diocesano. Bellissima, vi dico solo due dei fotografi le cui opere sono esposte: Robert Capa e Henri Cartier-Bresson. Quindi potete capire che certamente è una mostra di grande rilievo. www.chiostrisanteustorgio.it se volete saperne di più. E adesso parliamo, come ultimo argomento, ma certo non ultimo come importanza, del diritto dei bambini e soprattutto dei bambini più fragili. La fragilità infantile, specialmente quella neuropsichiatrica, sta aumentando in maniera esponenziale. Vediamo. Un'alleanza morale tra la politica e tutte le forze della società civile per costruire la città intorno al bisogno di coloro che hanno più bisogno, come i bambini in stato di fragilità. È questo ciò che è emerso nella tavola rotonda, cui ha partecipato anche l'Arcivescovo di Milano a conclusione della 2 giorni Policlinico Kids, dedicata ai temi della salute in età neonatale e pediatrica. Presso l'Aula Magna dell'Università Statale, la riflessione di Monsignor Delpini, l'incontro si intitola I diritti del bambino fragile, si incentra subito proprio su questi termini. Il rapporto anche tra malato e medico, tra particolare col bambino, mi pare che non possa essere ridotto a una questione di diritto, è una questione di relazione in cui si gioca la persona. È sempre un tema umano più che giuridico. Basti pensare che il 50% dei ricoveri infantili riguarda attualmente bimbi di origine non italiana. Questa parola bambino è suggestiva perché non dice i nostri bambini, ma dice il bambino proprio di qualunque origine sia, di qualunque condizione sia. E come credo conosciate tutti voi che frequentate questi luoghi di cura, si constata come il bambino spesso è un bambino che viene da una famiglia che dal punto di vista dell'origine non è magari italiano da generazioni. E io rifiuto la parola straniero perché mi sembra che per la Chiesa non esistono stranieri, però certamente esiste una multiculturalità di questa definizione del bambino che dice anche delle specificità. Infine, la fragilità. Avere al centro di Milano gli ospedali, avere al centro di Milano il carcere, avere al centro di Milano degli istituti educativi, ecco, vuol dire questo: la città sta intorno a chi ha bisogno. La città si organizza non per massimizzare il profitto, non per curare l'apparenza, non per garantire gli affari,
ma per prendersi cura soprattutto di chi ha più bisogno di cure. Una profezia questa, come l'ha definita l'arcivescovo, particolarmente urgente, solo ad ascoltare gli altri interventi della mattinata. Se per il rettore della statale Elio Franzini la fragilità è questione morale, civile e sociale, è Fabio Mosca, presidente della Società Italiana di Neonatologia, a lanciare un grido di allarme su cose che rimangono, come dice, intollerabili. La prima è che nel nostro paese si muore in modo diverso a seconda di dove si nasce. Se si nasce nelle regioni del sud, la mortalità neonatale è del 40% più elevata che se si nasce nelle regioni del centro-nord. La mortalità neonatale, ricordo, costituisce 2/3 della mortalità nel primo anno di vita, quindi un indicatore molto rilevante sul quale bisogna investire risorse. C'è un'altra cosa intollerabile, sempre se ragioniamo in termini di mortalità, e che muoiono di più i figli degli stranieri. Al termine, ancora l'arcivescovo sottolinea: il rinascimento di Milano non potrà essere significativo e promettente e lungimirante se è soltanto uno sviluppo economico, un'attrattiva per gli affari o una sorta di gratificazione per la vetrina che si può esporre. Ma sarà un rinascimento reale se sarà un rinascimento della funzione della politica e se sarà un rinascimento delle motivazioni personali, morali e di gruppo per dire è meglio insieme che piuttosto che gli uni contro gli altri, è meglio insieme con una speranza piuttosto che trattenuti da una nostalgia. E adesso una serata che siamo particolarmente felici, permettetemelo, di annunciare. Infatti, evento benefico di presentazione della residenza per studenti intitolata a Donaldo Geranzani, Gospel Night per Don Aldo. Sabato 11 maggio alle 21, se ci ascoltate di giovedì o comunque diciamo fino alle repliche di sabato, potete ancora partecipare. Santa Maria Annunciata in Chiesa Rossa, l'indirizzo lo state vedendo in questo momento. È una serata con la partecipazione di ben 2 cori che appunto vuole dare un sostegno a questa residenza per giovani. Donaldo Geranzani è stato un apostolo dei giovani, un apostolo dell'educazione, carismatico direttore del San Carlo, ma non solo. E fra i suoi incarichi precedenti al San Carlo era stato nella parrocchia di Santa Maria Annunciata in Chiesa Rossa, e allora per questo la residenza è stata pensata e si sta ristrutturando proprio lì. E ancora vogliamo però dare un annuncio, diciamo una indicazione, perché ancora chi ci ascolta fino a sabato alle ore 16 può prendere parte alla messa che si svolgerà, che verrà celebrata per gli alpini in occasione del grande raduno nazionale che si sta tenendo a Milano. In Duomo, ho detto alle ore 16, sabato 11 maggio, vi sarà un saluto dell'arcivescovo Monsignor Mario Delpini e poi la celebrazione eucaristica sarà presieduta dall'ordinario militare per l'Italia, Monsignor Santo Marcianò. E ancora, perché vogliamo proprio dare il più possibile un panorama ampio, vi segnalo che il 13 maggio, quindi il giorno della Madonna di Fatima, alle 18:30 l'arcivescovo presiederà l'Eucarestia presso la parrocchia di San Giuseppe della Pace in via Piero della Francesca a Milano, dove sarà per l'occasione presente la statua della Madonna di Fatima. E poi la sera alle 20:45, a partire sempre dalla parrocchia di San Giuseppe della Pace, la tradizionale processione o flambeau, sempre gremitissima di fedeli. E quindi 2 begli appuntamenti, anzi 3, con cui vogliamo concludere questa puntata. Il tempo a nostra disposizione è terminato. Io vi ringrazio come sempre di essere stati con noi. Torniamo la settimana prossima. Grazie, ciao.